Ciao, benvenuti a Cazzeggio. Ciao, benvenuti a un altro episodio di Cazzeggio Catabiotico. Anche questa puntata dal colore di retrocomputer, anzi, retroconsole. Oggi parleremo di Sony PlayStation contro Sega Mega Drive. È utile collezionare queste console? Argomento in pieno gaming, anzi retroconsole, apparentemente distante dal normale tema di retrocomputing, ma non è così. Sono entrambi le due piattaforme grandi successi commerciali, pari a quello che fu il Commodore 64, Atari 2006 e la Mattel Intellivision in altre epoche per il gaming. Il Sega Saturn fu una console di quinta generazione, prodotta dalla Sega dal 22 ottobre 1994 al 10 agosto 1998. Il Saturn, dopo un esaltante avvio, si posizionò al terzo posto nella guerra delle console, ostacolata non tanto dal Nintendo 64, bensì dal successo della PlayStation. La console Sega ebbe il suo primo mercato principale in Giappone e perse il primato in Europa e in Nord America, dove la Sony PlayStation era stata preferita. Praticamente come era composta? Ecco, la Sega aveva come processori centrali due Hitachi Super H 32 bit da 28.63 MHz, 8K di cache di primo livello. La performance complessiva delle due CPU era di 25 MIPS. Poi aveva un subprocessore da 1,5 MIPS, un Motorola 68EC000 da 11,3 MHz. Come GPU, Graphics Processing Unit, aveva una VDP da 32 bit da 28.63 MHz, processore che si occupava della elaborazione di sprite e poligoni, ed un VDP sempre 2 a 32 bit, sempre anche lui a 28,63 MHz. Il secondo microprocessore grafico si occupava della elaborazione degli sfondi, rendering grafico di picco pari a 500.000 poligoni, 16,7 milioni di colori, 5 MB di RAM non unificata, chip sonoro Yamaha FH1 a 22 canali stereo. La PlayStation invece fu la prima console prodotta da Sony dal 1994 al 2000, con 28 milioni di unità vendute. La PlayStation segnò l'esordio di Sony nel mercato delle console e fu un enorme successo, dato che ebbe a rivoluzionare l'immagine delle console per il grande pubblico. Quindi anche un hardware pensato per un consumo familiare. PlayStation aveva come CPU un LSI-SGR3000 a 32 bit da 33.86 MHz con 4K di cache di primo livello, con una performance da 30 mips. Poi aveva un subprocessore MC68HC05L16 da 3 MHz con un core cubo identico ad un 68.000. Poi come GPU aveva un Geometry Transformation Engine, un subprocessore interno per l'elaborazione grafica 3D da 66 MIPS, rendering grafico di picco pari a 360.000 poligoni, 16,7 milioni di colori, 3,5 MB di RAM non unificato. Chip sonoro SPU da fino a 24 canali e processore con compressione ADPCM. Poi aveva anche un convertitore audio digitale analogico a 16 bit. La mia opinione è che recuperare nel mondo dell'usato queste due retro console, ovviamente funzionanti, per mettere da parte e rinfoltire una collezione di retro computing ha obiettivamente senso. Sono due grandi marchi, sono due grandi successi. A mio avviso è indubbio che nei decenni a venire queste console acquisiranno per i bambini ed adolescenti che le usarono, e che poi nel futuro queste persone diventeranno persone mature e poi anziane. Ecco, per quanto riguarda, diciamo, la PlayStation 1 e il Sega Mega Drive, sicuramente acquisiranno quella stessa aurea mitica che ebbe a guadagnarsi il Commodore 64
nei decenni, molti decenni fa, ormai passati. Per questa puntata è tutto, un saluto, ciao, alla prossima.